Vado a concludere perché avevo giusto due cose su, appunto, qualche riflessione sull'AI e giornalismo, ma già l'abbiamo fatte, no? Uno, il discorso dei cosiddetti diritti morali d'autore, cioè il fatto che tu leggi un articolo del giornalista tale e capisci dallo stile, capisci dalle idee politiche che ha, no? Da come conclude, da come finisce un articolo, dal tono scherzoso. Quello è tipico esempio di, insomma, di far valere un diritto morale, cioè non è solamente le cose che ti sto raccontando in questo articolo di cronaca, ma il fatto che è Oriana Fallaci che scrive, è Umberto Eco, no? E quindi, insomma, c'è un diritto morale, quindi far dire a Oriana Fallaci una cosa che lei non avrebbe mai detto, magari dal punto di vista del diritto puramente patrimoniale non si pone il problema perché l'editore ha il diritto, ha acquisito questo diritto, ma far dire una cosa che lei non avrebbe mai detto, che è contraria al suo stile, al suo modo di vedere, può generare una causa sulla base dei diritti morali, quindi gli eredi, visto che attualmente è morta, possono agire su questo diritto. E questo è un, vedete che ho indicato, è un tema che si va a incrociare un po' questa cosa della similarity of content, perché se tutti hanno contenuti molto simili, sulla base di cosa mi tiri fuori un diritto morale? Insomma, diritto morale su una cosa che hai fatto con un sistema automatizzato di intelligenza artificiale, è debole il tuo diritto morale, come fai a sostenere di aver avuto uno stile, un modo di scrivere, di creare quell'opera che è tuo e che ti rappresenta e che collega l'opera alle tue opere? Quindi anche il discorso dei diritti morali andrebbe rivisto. L'altra questione è quella per adesso, ecco, l'obbligo contrattuale di dichiarare che un contenuto è realizzato con intelligenza artificiale. Anche lì forse non è davvero un obbligo, ma è una linea guida, quello che abbiamo letto in OpenAI. Però i giornalisti dovrebbero, per una questione di onestà anche intellettuale ed etica, dirlo tutte le volte che hanno utilizzato un sistema di intelligenza artificiale. Non so quanti abbiano davvero voglia di farlo, perché vuol dire sminuire il tuo lavoro, vuol dire a un certo punto far arrivare il messaggio all'editore e dire: beh, ma allora io perché ti sto pagando? Cioè, perché ho bisogno di 10 giornalisti in redazione quando potrei avere un caporedattore e un informatico molto bravo che sa usare molto bene ChatGPT e il giornale lo tiro fuori lo stesso? E quindi il giornalista tendenzialmente questa cosa non la dirà molto, molto volentieri, innescando ulteriori cortocircuiti, perché se tu non lo dichiari, esponi di più al rischio della similarity of content, no?